questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi Skyblock molto particolare. Le isole sono tutte a forma di mostri o animali di Minecraft, ma c'è una cosa ancora più particolare: esistono i semi di ognuno e li possiamo coltivare, piantare e far crescere così gli animali e i mostri. Sarà molto divertente e anche molto particolare. E mia cara Fere, che cavolo stai facendo? Sto facendo il bagno, mi sto rilassando. È la tua piscinetta questa. Comunque Steph, in realtà li devi prima piantare e poi coltivare. Non coltivare e poi piantare. Coltivare e poi piantare. No, Fere, non ho funzionato. Io coltivo e poi pianto. E cosa coltivi se non hai piantato niente? Le patate. Allora, iniziamo. Prima di tutto, Fer, alla vecchia maniera. Apri qua, vedi, ci sono i semi di pollo. Ok, prendi. Permette anche l'enderpearl. Permette di coltivare dei polli. Permette di coltivare dei polli. Ci credo poco, però vediamo un pochino. Fer, tecnologia 100% funzionante. Inventata da te? 100% garantita, sì. Chi può non inventare è una scam? Cosa così inutile? No. Non è di quelle cose che se clicchi poi ti arrivano i virus nel PC? 100% okay, garantito. Ok, mi fido. Allora, ci creiamo un bel piccone, ci creiamo una bella accetta e ci facciamo l'oe, dato che oggi sarà molto importante, direttamente in pietra. La spada non ci serve, noi non abbiamo bisogno della spada. Allora, Fere, sei pronta? Io faccio sì, così. Allora, sto facendo un po' di roba. È il momento clou, per favore. Sì, un attimo. È il momento clou. Dimmi, ho fatto guarda, una crafting anche io. Semi di pollo. Ma è tipo la zampetta del pollo. Non lo so. Sembra una zampetta di pollo comunque. Non so se è una coincidenza. Secondo me è una coincidenza, però fa ridere. Facciamo così, li mettiamo anche qua e ne mettiamo un altro pochino. Così noi saremo pieni di polli da mangiare. Quindi noi non avremo problemi con il cibo. Vero, pensavo avresti detto no, poveri polli. Vabbè, io non li mangio, li mangi tu. Fere, non abbiamo semini normali da coltivare. No. Per chi non vuole mangiare un pollo. Fere, questo è l'episodio speciale con i semi degli animali. Ma che semini normali? Sì, hai ragione. Allora, vado. No, guardate, è cresciuto. Fere, è cresciuto. Oh mio Dio, no. Ma è stupendo. No. È troppo che... Cioè qua... Ma ragazzi... Consolini... Consolini cosa stiamo vedendo? 10 più. Per non forza. Ha senso. 10 più. Questo è cresciuto al contrario, poverino. Ma secondo te quando sono così sono pronti ufficialmente? Allora ne provo a rompere solo uno. Oh mio Dio! Non ci credo! È comparso un po'... No però dai però Stefano, almeno il primo lascialo vivere. E dico io No vabbè, ma sta roba è stupenda. No, Fere, è assurdo. È veramente stupenda. Porca miseria, sono caduto nel semino. Facciamo così. Perfetto, okay, mi dà. Quindi quando compare la testa sono pronti. Esatto. Quante slab abbiamo? Allora ne abbiamo una stack più altre 20. Una stack. Quindi 64 più 20. Secondo me riusciamo ad arrivare dalle pecorelle. Così ci facciamo i letti. Ok, perfetto. Ha senso, no? Sì assolutamente. Allora vado, fammi vedere. Vai. Vai, tranquilla. Dove sono le pecorelle? Io mi sa. Non le ho viste, però. Che cerco un po' di cobblestone perché ne abbiamo bisogno. Non c'è, mannaggia. Ah, è scomodissima sta cosa. Allora, salve signor Pollo. Ripete. Ok, perfetto. Che poi in realtà dovremmo anche farle accoppiare. No, vabbè, ma non ne abbiamo bisogno. Non ne abbiamo bisogno oggi. Opla. Guardate quanti polli. Si mangia tantissimo. Fede, ma secondo te cos'è quell'isola comunque? Perché vedo un villaggio tipo super tetro. Sembra pericoloso. Non ci voglio andare, aspetta, però. Voglio vedere la faccia. Cos'è un Ravager? Che cos'è? Forse sì. Aspetta, fammi vedere da qui. Non ho idea, sinceramente. Sì, guarda, cioè, allora, credo. Quello degli scheletri è incredibile. Credo sia un rave... Non ma lo questa so. È già lana? Lo scopriremo. No, cioè... beh, però, Steph, no. È così semplice. Dai, ce la dobbiamo procurare. Dai, sta rovinato tutto. Vabbè. Fare qua è pieno di alberi. Allora, spacca tutto. Guarda, però io non ho utensili. È una scia, l'hai fatta? Sì, tieni. Dammi. Non fa mai nulla, sta qua, mannaggia. Ascolta, l'hai presa tu la cobblestone, non rompere. E dove dovremmo trovarli i semini di pecora, però? Spaccando... No, qua mi dà ovviamente del grano normale. Magari sott'acqua. Magari dagli alberi. C'è un accesso sott'acqua. Ok, dicevo, dagli alberi sono strani. Magari cadono semini anziché piante, che ne so. Allora, ho preso 27 semini di pecora. Sono molto curioso. Ma secondo te nasce Lorella? Penso di sì. Che tanto fa sempre una brutta fine, quindi sarà quella che muore per prima. Ok, l'ho detto. Allora, facciamo in questo modo. Ok, siamo praticamente pronti. Abbiamo tutto pronto. Le voglio vedere in diretta. Ma ne hai preso un bel po' di legna, sì? Dobbiamo fare i ponti per avere gli altri posti. Sono piena. Piena? Abbastanza.
Sai cosa possiamo fare? Sì, no, ne ho tanta, dai, ne ho tanta. Andiamo a quel villaggio perché ormai sono curioso. E poi andiamo dagli scheletri, così prendiamo la bomb meal e facciamo crescere tutti i semini prima. Ma che bella poi l'isola degli scheletri, non l'avevo ancora vista. Sì, ma è che tipo con tre teste, una figata. Esatto. È stupenda. Con l'acqua che scende, esatto, ho detto. Con l'acqua che scende dall'occhio e poi scende dalla bocca. Pure sono cresciute le pecorelle. Dove sono? No. No. Step, ho una domanda. Sì. Perché fai fare questi video al nostro team? Cioè, io non lo so. Perché sono bellissimi. Vado? Vai, vai. Opla. Ciao Lorella. Buongiorno. Bene, devi far fuori tu. No. Mm-mm. No. Eh sì. No. La lana la puoi prendere dalla testa. Dai, muoviamoci. Che io voglio andare dagli scheletri. Per assassina. Ai ai ai. Opla, opla. Bene, ne è comparsa anche una tipo nera e una grigia. Guarda. Ho il letto colorato, ma non penso ci basti. No, non è che... E poi, cioè, non è una priorità. L'importante è sopravvivere in questi mondi. Però facciamo potevamo così. Farci una base carina per il letto. Cioè, dove li mettiamo adesso? Bene, qua, guarda che belli. Spostati. Oh. Bellissimo. Ok, allora un attimo che lascio a cuocere questo. E direi che possiamo dormire. Buonanotte. Good night. Allora, quindi dovremo avere risolto per il cibo, risolto okay. per i ponti, risolto okay. per la notte. Ok. Mi prendo sta bistecchina. Faccio il prossimo ponte. Dovevi andare dagli scheletri. No, aspetta, ma ci colleghiamo da qua e andiamo da lui. Andiamo dagli scheletri. Andiamo dagli scheletri. Dai, andiamo dagli scheletri. Comunque potrei andare in quell'isola utilizzando un ender. Guardate lì sotto, che figo. Ma c'è una zona per coltivare già fatta là. Ma bellissimo. Allora, come siamo messi? Siamo arrivati. Perché faccio così la pera che è anche lenta? A me piace fare le cose con calma. Non sì, c'è fretta, sì, scusa. Perché dobbiamo essere questa pera chi la do? Allora, facciamo così. Okay. Guarda che scale sì, super sì. moderne, professional. Non ho sprecato neanche una slab, ragazzi. Dovete essere fieri. Perché allora, nelle skyblock spreco sempre un sacco di materiali. Ok, i semi di scheletro molto easy. Erano proprio qua. Ok. Questa è tipo la baia dei non morti, hai visto? Sì. È andiamo a vedere se sotto qua c'è qualcosa. Ok. Buongiorno. Cos'è? Allora, ghiaccio. Sabbia. Aiuto, è pieno di... Qua rischi di affogare in 2 secondi, eh. Eh sì. Mi sembra abbastanza inutile, vero? Sì, non mi sembra ci sia nulla. Certo che far spawnare noi scheletri da soli. Cioè, ci creiamo i problemi da soli qua. Sì, assolutamente. Allora, sì. fammi vedere anche questa zona però. Perché qui io sono entrato nella bocca e sto andando di sopra. C'è anche la lava. Ok, ci sono... Che figata sto posto, ragazzi. Cioè, bellissimo. Noi, ad esempio, potremmo coltivare qua. Perché questa viene considerata come acqua vicina. E quindi potremo coltivare in questo modo. Guarda dove siamo. È troppo bello. Ok, gli scheletri fanno già un brutto presagio. Già solo a vederlo in versione base. Facciamo così e ci creiamo una bella sparina. Perché altrimenti qua potremmo avere diversi problemi. Questa la riprendiamo, così abbiamo una crafting table sempre con noi. Mi prendo anche questo blocco, così recuperiamo quello che ho sprecato con la crafting table. Perfetto. Ci siamo quasi. Per vedere. Stanno per crescere. E la cosa positiva è che a quel punto possiamo fare bomb meal e far crescere tutti i semini sì, super in fretta. Sì, sì. E questa cosa è guardami, super mega utile. Ma io non ci credo. No. Sono troppo belli sti semi. Sono stupendi. Sono troppo belli. Super inquietanti, come giusto che sia. Pronta? Sono belli per quello, sì. E io lascia, posso aiutarti solo con quella. Che male. Ok. La cosa positiva è che prendono anche fuoco, quindi... Ok, bene, okay. bene, bene. Stiamo facendo un sacco di ossa. Perfetto. È pieno di ossa qui, ottimo. Quanti ossa hai tu? 11. Ok, io ne avevo 6. Ho fatto 18 di bomb meal. Ottimo. Quindi siamo pieni completamente. Voglia. Sì, sì, sì. Allora, sì. trasformala pure e andiamo. Fede, vuoi fare un lancio di ender per la qua? Sinceramente no. Però se vuoi ci provo, eh. Io non lo so fare. Lo facciamo? Steph, ti conviene tenere tutta la bomb meal. Ok. Finisco male. Ti finito un po' troppo anche di me, Fede. Vuoi anche la legna? No. Ok, sono vivo. Che paura che ho avuto. Vediamo. Sono stati attimi di terrore. Ce l'hai fatta. Che paura. Ciao, Fede. Ciao, non sto per niente bene. Allora. Io faccio schifo con l'ender pearl. Ci sono un sacco di casette. Interessante, ok. Carino. A me sto serve posto. Steph della cobblestone. Basta, voglio cobblestone. Beh, che cos'è sta roba? Credo che sia un villaggio abbandonato. No, questo terriccio, Rocky non Dirt. So. Non so se ci possiamo fare qualcosa. Non lo so, però guarda che è pieno di cobblestone nelle case. Qua c'è anche un letto arancione. Però non voglio il letto arancione, quindi mi tengo quello bianco. Vediamo da questa sì, parte. Sì, sono tutte disabitate comunque. Tutto una abbandonato. Porta. Allora, qui ho trovato una porta e delle scale per scendere tantissimo. Sembra tipo un passaggio segreto. Sì, arrivo. Ma che figo.
Ma quanto si scende? Hai visto? Eh sì. Ah, è qua dove c'è la coltivazione che vedevo da lontano. No, e ci sono i semi. Top. No. Ma che posto figo è questo? Allora, Steph, io vado a prendere cobblestone. No, aspetta. Che ma vuoi? Io non li voglio far crescere questi. Sono i semini di Ravager. Te l'avevo detto che era l'isola del Ravager. No, come facciamo? Non siamo armati. Perché dovrei volere dei Ravager? Io, cioè, li pianto e vediamo come diventano e basta. Basta. Anche perché io non ho armi, Steph. Che faccio? No, adesso... ma senza armatura contro un Ravager è una follia. Appunto, no, ma no, poi no. Io non ho neanche armi, quindi sarei con i pugni. Non si può, non okay, si può. Ok, io ho dei pugni fortissimi, ma non esageriamo, dai. Mi sono dimenticato che la Bomial... Appla... No, non si può usare sui semini dei mob. Ah, non puoi citare. Ma sono cresciuti. Eccoli qui. Aspetta, voglio vederli. No, questi sono proprio inquietanti. Arrivo. No, no. Ho fatto una spada di pietra nel frattempo. È meglio non vederli, Fede. È meglio non vederli. Fai vedere, aspetta. Mamma mia, che brutti. Aiuto. Almeno una devo trasformare d'obbligo, secondo me. Vieni, 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 vieni. No. Guardali di faccia. No. Vedi? Ma che brutto. Lo so. Pronta? Vai. Porca miseria. Mi ha tolto metà vita. A distanza. Esatto. No, 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 non mi seguire. Allora, hai visto che rigeneriamo la vita un pochino? Io non ho ancora preso colpi, li ho presi tutti. Ok, sto scappando perché non ho vita. Con una spada di pietra non ce la faccio. Fede! No! Io scappo. No! Scappa! Scusate, mi ho sbagliato. Steph, mi stai seguendo. Mi sta capperando. L'altro capperà alle scale. Come faccio? Addio. Levati, levati, levati. Steph, stanno a capperare le scale. Oh mio Dio, ho metà vita. Ho metà vita. Lasciali lì. Non so cosa ci possano servire. Poi tecnicamente per la sella credo dovrebbero essere utili. Sì, no? Ok, ma non ci sono cavalli, quindi. Vabbè, anche se ce ne sono li lasciamo senza. Sì, ma non ci sono. Magari perché... quando siamo più armati ci torniamo, ma non fa, oh, Steph. Mamma mia. Fium! Tutto bene? Sì, ok. Ho avuto un attimo di paura, devo essere sincero. Buongiorno, albero della mucca. Ah, ho trovato Steph, anche guardami. Fede, tu sei veramente... Ero letteralmente al bordo. Oh mio Dio. Mamma mia. Fede, questa cesta è vuota però. Come vuota? Sì, forse dobbiamo trovare un'altra cesta. Allora... Ma no, era uno scam? Sì, ci hanno scamato. No. Cosa sono sti cosi? Shroom like the lantern, ma sono bellissimi. Ma sono stupendi. E poi quest'albero, vabbè, gigantesco, sì. Dobbiamo salire lì su e arrivare allo slime, che è tipo super mega impossibile. Io non so come faremo. Non lo so neanch'io sinceramente. Fede, credo che siano sotto i semini, lo sai? Sotto. Scavi tu? Io prendo un po' di legna, okay. Che tanto ci serve. Eccomi, Steph. Trovati? Sì, trovati. Erano okay. Nascostissimi sotto il laghetto. Ho dovuto scavare un sacco sottoterra, ma alla fine ce l'ho fatta. Però è una sbatta incredibile sta cosa che sto facendo. Oh, mamma mia, non l'avevo visto ancora. Ma sei pazzo? Eh beh, altri modi ti vengono in mente. Buongiorno. Allora, coltiviamo? Sistema, sì, il terreno. Ok, pa, 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 pa. Facciamo così, 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 facciamo così e facciamo così. Ok, allora, a questo punto siamo a metà strada, secondo me, per la salita. Quindi okay. Prendo altra legna mentre crescono i semini di mucca, così finalmente vediamo anche quelli. Non vi voglio mettere ansia, piantine, però vi stiamo aspettando tutti, noi più consolini. Quindi, se non volete farci aspettare troppo, 3, 2, 1 e cresci. Non ne frega nulla di noi. Non ne frega niente. Non ne frega proprio nulla. Però sento che stanno comparendo. Stanno arrivando, sento la loro energia. Dai, eccola! No, no, che brutta! È ancora più brutta. Sì. Buongiorno, mucca! Salve, signora mucca! Salve, come sta? Salve. Verrà risparmiata perché ormai non ci serve carne. Possiamo esatto. Andare. Andiamo, okay. Però non le abbiamo viste. Però non le abbiamo viste. Pa, 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 pa. Ci mancano solo i semini di slime e i semini di golem. E siamo riusciti a provare tutti i semini che ci sono in questo momento. Buongiorno! Eccoci! No, ma che bello! Qua possiamo rimbalzare, c'è la cassa giù. Pa, pa. Bellissimo! Almeno è carino. Allora, semini di slime. Aia, come ho fatto a sbattere lo stesso? Io mi sono dimenticato del tasto che permette di prendere tutti i semini in un solo momento. Io penso di non averlo mai saputo. No, c'avevano scritto, era incredibile. Lo so, però io le cose me le dimentico, è quello il problema. Ma adesso come risaliamo? No, mi sono incastrata. Ha detto slime. Ce la faccio, ok? Qui, qui, qui. Sono su. Sei su? Sì, sì. Io no. Era molto meglio fare il parkour tra gli slime, guarda. Un po' li levi, un po' ci metti delle slab e ti fai la scaletta. Ok. Avevo detto che puoi fare così molto più complesso. Sono andato più veloce. Allora, dove sta il golem?
Oh, mi sto incastrando degli slam, che dalla parte opposta della mappa. Ottimo, quindi non ci possiamo neanche arrivare con un enderpearl. No, Steph. Sono morto. Come hai fatto? Oh mio Dio. Ma sei pazzo? No, io non me la sento. Che faccio? Da qui? No, ragazzi, non posso. Allora, io al massimo vado nell'isola della mucca e poi da lì... Ok. Ce l'ho fatta? Malissimo, malissimo, però ci sono. Meno male che non me l'ha prese. 6 hours later. Sono arrivato! Yuppete! Allora... Ah, Steph, quanto che... mi manca? Che qua... Dove sei, scusami? Affacciati. Aspetta. Guarda, 2 minutini, bene, tranquilla. Sono quasi arrivata, sì, cosa vuoi che sia. No, sì, i semini di slime sono stupendi. Che belli. Però qua comunque c'è il ferro proprio anche da minare, non solo per far fuori golem. Mannaggia, era quello che ci serviva fin dall'inizio. Già. Dovevamo andare subito. Sì, in non siamo stati troppo intelligenti. No, certo. Non vedo la chest. Ah, c'è la zona segreta. Guarda quanto ferro. No, siamo degli imbecilli. C'è l'isola più importante, l'abbiamo totalmente ovvio schifata. Guarda. Però c'è... No, non hai neanche idea. È indescrivibile. E boh, ci saranno tipo 300 di ferro. Minimo. Ma... Minimo, minimo. E queste invece sono le piantine del golem che però ho appena aspetta, piantato. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo nascere i golem e poi che gli ci slime difendono. Esatto, guardali. Eccoli. Guardali. No, che questi migliori. Lo sapevo che non è più carino. Questi migliori sono troppo carini. No, no, forse ha vinto il pollo. Era il primo, ma forse sì, è quello che mi ha fatto più ridere. Vabbè, però anche questo. Non però sono anche tutti questo belli. È molto carino. Però mi è piaciuta molto anche la pecorella, perché faceva ridere. Era tipo con le guance enormi, quindi faceva ridere. Forza, crescete. Sono curioso di vedere anche i golem. Su, su, su. Non sono ancora pronti, ma vedi che hanno la forma. Aspetta. Guardali, sì. Sembrano dei soldatini. No, hanno vinto, hanno vinto. Miglior Signori piantina di oggi, senza dubbio, senza dubbio, la piantina del golem. Siamo pronti per la battaglia finale? Vado? Vai. Allora, vai, quindi, prima tu. Uno, due. Nascono di dimensioni diverse, Steph, guarda. Vai, andate golem. Difendetevi. Difendete, no, bene. Che bello, Steph. È bellissimo, è bellissimo. Ha funzionato alla grande comunque, sì, eh? Li avremmo dovuti prendere all'inizio e portarli anche dai Ravager. Tipo sì, a fare un sacco di golem contro un Ravager. Secondo me l'avrebbero sciolto. È bellissimo come idea, sì. E siamo stati veramente degli imbecilli stupidi. Comunque, finiti i semini degli animali e dei mostri di Minecraft, sono stati veramente stupendi. Noi ci fermiamo così e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao!